Parliamo di cose pratiche. Come mai, a proposito di copyright, non copyright, quando mando un video musicale qui sopra, un video di YouTube, ricevo se quasi sempre un reclamo? Purtroppo allora il copyright is all around you, potremmo dire, cioè, tutto è sotto copyright, perché questo meccanismo che vi ho spiegato prima molto brevemente, come dire, è un by default, cioè tutto ricade sotto copyright, anche se l'autore magari non ne ha intenzione, non è interessato. Quindi tutte le opere che vengono create e che hanno quel minimo di requisiti per essere considerate creative, per la legge sono da trattare come se fossero sotto copyright. E quindi tendenzialmente io dovrei sempre chiedere il permesso al titolare dei diritti prima di poter utilizzare un'opera, anche se ne faccio un uso che è fair, come direbbero gli americani, un uso non dannoso, non commerciale, minimo, perché magari prendo solamente un frammento. Tendenzialmente, insomma, bisogna porsi in un'ottica prudenziale, cioè se è possibile chiedere prima il permesso al titolare dei diritti, che non è sempre l'autore, attenzione, potrebbe essere la casa editrice, la casa di produzione, un'agenzia che ha acquisito i diritti e via dicendo, e acquisire questo permesso, questa licenza tecnicamente poi, cioè licenza e permesso sono più o meno hanno la stessa etimologia. In mancanza mi espongo al rischio che qualcuno, come dire, mi faccia notare e mi chieda, come dire, anche moneta per aver utilizzato una sua opera senza permesso. Poi non è così frequente, non è così semplice che succeda. Però ecco, per tornare alla tua domanda, se tu utilizzi su YouTube o su una di queste piattaforme, qualsiasi altra piattaforma, un brano musicale di cui tu non hai chiesto il permesso, non hai la licenza, YouTube o altre piattaforme te lo fa notare, semplicemente ti segnala che quell'opera l'hai utilizzata senza averne il permesso. Poi ci sono situazioni in cui il titolare dei diritti non è particolarmente, come dire, non è particolarmente disturbato da questo tuo utilizzo, quindi la lasciano lì, non ti arriva semplicemente un alert che ti dice attenzione, non avresti potuto usarla, però vabbè, la lasciamo lì. Oppure in alcuni casi più gravi ti arriva un alert in cui ti dicono che il video non può essere pubblicato e dovrà essere rimosso, e quindi viene da loro automaticamente oscurato e tu sei invitato a rimuoverlo, e soprattutto arriva una tirata d'orecchi per il futuro. Ti dicono attenzione, non farlo più, perché se leggi i termini d'uso di YouTube, in realtà dopo due richiami potrebbero prendere dei provvedimenti e chiudere l'account o sospendere l'account. Adesso non è così facile che succeda, che dopo due richiami ti venga subito chiuso l'account, però ecco, quello è lo strumento. E la cosa, insomma, più problematica è che questo controllo non viene fatto da un essere umano, viene fatto da un automatismo, da un software, e quindi non c'è quella sfumatura che può cogliere l'essere umano e capire, un essere umano tra l'altro che deve avere una preparazione particolare, no? Ci vuole una certa esperienza in materia per capire questo tuo utilizzo, se è corretto, se era a fini di cronaca, se era a fini di informazione, se era a fini di insegnamento. YouTube ha un algoritmo, è stato addestrato per riconoscere un pezzo di musica, riconosce la traccia, quindi è una cosa abbastanza, dal punto di vista software, abbastanza banale adesso, e manda questo alert. E allora sei tu che devi sollevare la questione e fare, no, e aprire una procedura, diciamo, interna a YouTube per far notare che il tuo uso era corretto, cosa che non è sempre simpatica da fare, non è sempre facile, quindi alcuni abbandonano e cambiano il brano musicale, semplicemente. Bene, bene, bene.